Grazie, oggi sono felicissima, ci è mancato poco che aggredissi il mio vicino di casa che mi ha dato la scatola, perché stamattina sono tornata dal lavoro, di solito come arrivo guardo subito la posta, non c'era dentro niente, quindi tipo super delusione totale, anche perché mi sono già arrivate 4 mail di AliExpress con vari prodotti ordinati 2 mesi fa che non mi sono neanche arrivati e devo chiedere l'allungamento della protezione, quindi pensavo che non mi fosse arrivato niente. Avevo altre cosine che mi sono arrivate settimana scorsa, ve le faccio vedere dopo. E questo qua, penso, se lo premo insieme perché facciamo l'unboxing, perché non riuscivo a resistere, quindi me l'hanno consegnato un quarto d'ora fa. Ho legato mio marito, l'ho obbligato perché dovevamo aprirlo subito perché devo vederli. Però, per non essere Cioè, troppo non logorroica. importa che uno appena fatto 8 ore di lavoro deve venire a casa e qua tenere la telecamera, Ma che se ne frega, troppo eh? Ah, importante. ok, dai. Ok, guardate come salta, no, sono felicissima, però non so quali sono, perché chi mi segue lo sa, ne ho in arrivo 76, se contiamo quelli di Creamy che dovrebbero già anche arrivare, lasciamo stare. Questi di sicuro comunque sono quelli che ho appena ordinato 3 settimane fa, credo fine maggio, adesso non mi ricordo la data esatta, però non so quali sono, perché li ho ordinati da 3-4 venditori diversi che avevano varie promozioni, quindi li apriamo insieme. E scopriamo quali sono. Guardate la felicità della mia forbice. Ok, ragazzi, l'unico caso in cui mi vedete deficiente totale è quando mi arrivano i washi tape. Se poi non sono quelli, mi sparo. No, perché non sono quelli. No, perché vi immaginate, cioè, come mi è arrivato, che ho visto che era una scatola, saltavo come una cretina. Quindi, ta-ta! Guardate. Sono troppo belli. Allora, iniziamo, non mi ricordo che razza di venditore è. Forse è un venditore che ho comprato più spesso. Ve lo metterò nell'info box, ma no, perché ne ho in arrivo talmente tanti che non me li ricordo. Li vediamo insieme. Allora, questi sono quelli slim e presumo da 3 mm, sono molto carini. Questo rosa ha dei fiorellini dorati, ce n'è uno nero che ha delle lune. E c'è quello color Tiffany con delle grechine, sono carinissimi, dovrebbero essere da 10 metri, comunque ve lo confermo con i link perché adesso sinceramente non so neanche che venditore stiamo guardando, quindi vi scriverò tutto, è tutta sorpresa, perché non volevo rovinarmela, mi hanno consegnato il coso, quindi non sono andata a vedere su AliExpress qual era quello in arrivo. Poi abbiamo questo con le roselline, molto carino. Non lo prende perché c'è la luce. No, perché stai un po' ferma, guarda, sì. Vabbè, ma sono i washi che si muovono da soli. Questo so che ho detto che non l'avrei preso, però in questa offerta li ho scelti io, tutti i modelli che vedete sono stati scelti perché ne ho due uguali. Non lo voglio sapere. Comunque so che avrei detto che non li avrei presi, però a forza di vedere la decorazione con il sushi non ne potevo fare a meno, però noto che ne ho due uguali e non mi sembrava di averne ordinati due uguali. Boh, potrebbe anche essere la pazzia, vabbè, capiremo al momento. Poi c'è questo carinissimo con lo sfondo giallo e tutte le stelline sul blu, rosa e rosso. Era carino. Poi abbiamo questo col tema marino. Mo se ve lo giro nel lato giusto lo vedete. Vedete, c'è il mare e c'è in teoria la spiaggia con tutte le conchiglie. Ne ho alcuni simili, però non uguali. Questo semplicemente ha sulla luna. E questo è una parte. Vediamo, dopo devo capire che venditore, perché di sicuro due con i sushi ne li ho ordinati. E quello che ha anche quelli con la frutta. Vediamo. Poi, questi sono altri slim e ce n'è uno corallo, il primo in alto è un corallo con i pois dorati, poi ne abbiamo uno Tiffany con i pois, ne abbiamo uno un rosa antico con i cuoricini rosa, uno viola con i pois, mi sembra, però di misura che va in centrale grande, dopo diventano piccoli, e quello bianco con le striscioline dorate, sono carini, molto belli.
Non me li ricordo, però dove li ho ordinati, ma non importa. Questo è grande. Ah, non è girato così. Guardate che carino. C'è su una ragazza. Quindi mi sa che Con questi la sono frutta? quelli. Con la frutta? No, quelli con la frutta sono No, mi diversi. sembra il posto di cappella, non so, mi sembra delle No, credo che abbia delle piante. piante. Comunque, penso che sia un venditore che abbia mandato. Ah, sì, è vero, perché avevo ordinato da un venditore che li ho ordinati separatamente, ma era lo stesso venditore, quindi erano lotti insieme. Quindi ho capito che venditore è. Questo, con questo tipo di piante, con tutti i colori. Mi piaceva molto, molto carino. Poi, l'ananas. Carino. Fragoline erano troppo carine. Questo sono piatti sempre giapponesi, cinesi, quindi questi sono i ravioli al vapore, quindi forse più cinese che giapponese. Fai Vediamo. apposta Sì, per uno che non perché ha mangiato 8 ore, fai vedere cosa mangiare. ta 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 ta, con il ramen. Ecco. Mio marito è ghiotto di ramen. Ok, passiamo a un'altra confezione. Sì, questa è la linea con quelli anche cartoon. Questi sono da 10 metri, sono sicura. Quelli piccolini ve lo faccio sapere, quelli slim. Comunque vi metto tutti i link nell'info box. Questi so che sono da 5 metri. Però era tutta una linea con vari personaggi anche dei cartoni animati. Alcuni non è che mi piacessero molto, ma non si poteva scegliere, era un lotto così. Piano. Sì, adesso quando lo trovo il senso lo faccio piano. Questo che è su una tigre tipo samurai. Non Sì. mi fa impazzire, però pazienza. Questo invece è simpatico con questi personaggi. Si vedono poco perché altronde la base è bianca, però sono tutte delle bamboline. Molto carino. Cioè, guardate questa. Ma che sei bellissimo! Ok, la demenza arrivare a 38 anni. Questo è più sulla naturale, non si noterà molto perché si vede poco. Comunque c'è la farfalla. Di per sé credo che siano farfalle viste tagliate in modo differente. No, credo che È un sia. uccello quello lì. Sarà un uccello, boh. Sì, un pavone mi sembra. Vabbè. Se indovinate il mistero del mio washi tape, scrivetelo nei commenti. Cioè, guardate questo è fighissimo. Si muove piano così. Va bene, era per vederlo, mazza. Qui c'è solo un ragazzo comunque. Qua si nota di più. No, Sì. Un ragazzo, una ragazza. secondo me è lo stesso. È un ragazzo. Perché essendo trasparenti. Col paesaggio, sì, perché praticamente con la base trasparente si ripete anche quello sotto, quindi non si capisce proprio benissimo, però di per sé il personaggio principale è questo ragazzo. Poi passiamo a un'altra fila. Okay, in questo momento sembra una deficiente che ha 5 anni, lo so di conto. Sto andando contro la mia natura di persona seria e posata. Ogni tanto. Questo quando capisco il senso, non so, perché questo è, boh, è l'interno di una casa. Comunque credo che ci sia una sorta di qualche animale strano, ma messo così non si vede molto. Comunque di sicuro questo è l'interno di una casa, dopo lo scopriremo quando è messo giù. Questo guardate che carino, questo qua è sul tema, tipo dice nel paese delle meraviglie, però una versione manga. Vedete, c'è il cappellaio matto, abbiamo Alice. Si vede? C'è solo questo, che personaggi mi sembra. Sì, perché lì c'è nel paese delle meraviglie, ci sono i funghetti. Sì, Ah, il perché vedi il cappellaio è cappellaio dove? matto al rovescio. Ok. Ci dovrebbero essere un po' tutti i personaggi in stile comunque manga. Questo è simile a uno che ho, però io ce l'ho la versione, quella da 1,5 cm. Questa è pressoché la stessa fantasia. È sempre un fiore, questo fiore qua, che si ripete con la base scura, tutto sfumato un po' sul rosso e il blu. Comunque molto carino anche da 1,5 cm. Poi.
Aspettate, devo capire il senso. Ok, questa dovrebbe essere la foresta con degli uccellini, perché questo è un uccello. Dimmi di che tipo. Rimane un mistero, però purtroppo il lotto era composto così, quindi alcuni ce n'erano due o tre che non mi facevano impazzire, ma questi sono uccellini, mo di sicuro, eh. Questi sono dei colibrì, penso. E c'è anche la ragazza. Carino. Ok, cioè li hanno messi a prova di furto. Nessuno me li può rubare. Questo sugli animaletti che sono messi sia sopra che sotto, c'è il coniglietto, il panda, il pinguino, questo deve essere un orso, qua si vede meglio il panda con sopra sempre il ramen, carino. Poi abbiamo questo che non si nota tanto, però è un ragazzo che si vede tra i ventagli, quindi comunque c'è sempre l'immagine di una persona sia sul bianco che qua con lo scuro, come se fosse una persona con due personalità diverse. È carino. Ok. Questo. C'è tipo buona maestrina. Pagina ancora perché era fuori di fuoco. Una nonnina, tipo una, non so, una scuola deve essere. Oh, carino. Questo è tutto un paesaggio con i fiori. Ci sono questi fiori gialli e le farfalle. Questo è carino, secondo me esce bene. Poi questo che ha lo stesso disegno sia sopra che sotto. Secondo me è una lanterna. Però ha dei bei colori, è molto grazioso anche questo. Questi non si potevano scegliere, era il lotto così, perché ce n'erano alcuni che non mi piacevano, quindi se potevano li avrei presi. Però il lotto era in offerta proprio composto così, quindi non. Infatti all'inizio pensavo che si potessero scegliere, invece era proprio già composto, e si era vincolato, però vedete l'ha confezionato bene. A prova di ladro. Allora, abbiamo questo di nuovo col paesaggio e c'è sempre questo ragazzo. Ma alcuni sono sicuri che sono dei personaggi che ho già visto in qualche anime. Perché mi sembrava che uno fosse Gintama, però dovrei guardare per esserne sicura. Comunque questo è carino. Questo è molto bello con questa ragazza. Verso la telecamera, ecco. Vediamo che il cameraman è No, perché se lo esigente. metti in giù non si vede, devi metterlo Ah, perpendicolare alla telecamera. va bene, capo, va Ecco. bene. Vedete? È molto Un carino. personaggio. Poi. Questo con la scena di combattimento. Non so sinceramente dirvi che anime sia, se qualcuno lo sa. Questo non lo so, però era Giralo, carino. giralo, giralo, tutto, perché non si capisce. Ok. Scena di combattimento. Poi c'è questo con i vari personaggi fatti tipo quadro, penso che siano tutti maschili. Qua si vedono tre, dopo non so se una volta steso se ne vedono altri, però è grazioso. E poi abbiamo questo che è semplicemente un sfumato e basta. Sui toni comunque dell'azzurro o del giallo non ha un disegno specifico, a meno che una volta tirato non abbia qualche disegno, così non ne ha. E questa è una parte. Poi c'era questo lotto, questo invece si potevano scegliere come questi qua,
ho preso questo con le piante grasse, lo apro perché tanto non posso tenere le scatoline, quindi ve lo mostro meglio. Era troppo carino con le piante grasse, c'è l'aloe. Era molto carino. Poi ho preso questo con i gattini. Guardate se non sono carini. Adesso così rende poco, ma questi sono bellissimi una volta messi in agenda, perché risaltano molto sul bianco, quindi se si fa una decorazione tutta con i gattini è bellissimo. Poi abbiamo questo. E anche questo è a fantasia. Ci sono dei pesci, delle carpe. Era molto carino, guardate che bello. E anche qua si vede bene. È tipo come se fosse un dipinto, comunque sono carpe, è molto bello. Ecco, questo per invogliare sempre la fame. Guardate, se non è carino è questo. Con i dolci, guardate il cupcake, la fetta di torta. Poi c'è la ragazza che sta leggendo un libro seduta su delle tazze, il budino, il coniglietto, bellissimo. Poi questo, guardate, il gattino e le note musicali che gioca col gomitolo, carinissimo, molto bella. Poi l'ultimo washi tape della giornata, questo ne è arrivato in numero. E questo qua, sempre con le piante, però queste sono diverse. Quelli di prima erano più, sembravano di più quadri, questo è proprio tutte piante, una dietro l'altra. Mi piaceva molto. E anche questo set qua si potevano sempre scegliere della linea, quelli che si preferivano. Molti li avevo già perché sono quelli che ci sono i libri, ci sono le bamboline tipo manga. Le farfalle, ce ne sono tantissimi di questa linea. Comunque sono belli perché sono comunque sempre da 10 metri. Controlliamo, sì, 1,5 cm per 10 metri. Di questi che sono arrivati, gli unici che sono da 5 metri sono questi qua, stile cartone animato, quelli alti, che dovrebbero essere, credo, quelli da 3 centimetri. Sono quelli che non si potevano andare a scegliere. Tutto il resto l'ho scelto io. E quindi mettiamo da parte, mettiamo via un po' di cosa. La parte più emozionante l'abbiamo vissuta, poi sarà a capire cosa mi è arrivato. Ok, spostiamoli da parte, poverini, non vi voglio trattare male, però mi siete di ingombro. Allora, vi mostro questi che sono dei charm per l'agenda, però sono tutti a tema marino. Sempre argentate, adesso più avanti voglio prenderne un po' anche il dorati. Vedete, ci sono le stelle marine, le conchiglie, le tartarughe, ci sono diversi tipi di ancore. Veramente questi set su AliExpress costano pochissimo e sono da 100 pezzi. Dopo, in questo caso, vedete, ci sono alcune fantasie che si ripetono spesso, però stiamo andando incontro all'estate ed erano veramente molto carini, mi piacevano e sono più o meno tutti, c'è anche la barca a vela, abbiamo il delfino, una conchiglia piccola, il cavalluccio marino, metto questo, un altro tipo di barca a vela, no, uguale a quella di prima. Ok, questi di per sé sono i charm, dopo si ripetono un po' tutti, però erano molto carine per quello che costano. Essendo vicino all'estate, comunque avendo poi anche tutte le carte della Lidl che hanno questo tipo di fantasia, volevo andare ad abbinare qualcosa in questi colori. Ok. Sì, abbiamo quasi finito, non preoccupatevi. E che almeno metto via tutto, dato che se ne erano arrivati un po' di washi tape, potevo fare il video. Dopo vi mostro questi, che di questi però non è colpa del venditore, è un errore mio, io pensavo che erano charm. Aspettate che devo capire da dove si apre.
Invece questi non sono charm, non hanno i buchini per i charm, li avevo presi perché erano smaltati ed era più che altro perché li ho tutti argentati, comunque li ho tutti monocolore, vedete, questi sono tutti colorati, sono uno diverso dall'altro, non ve li mostro tutti, sono comunque 100, vedete c'è il Candy Lane, ci sono tutte le scrittine, la scarpa, sono tutti smaltati, sono fatti molto bene, ci sono di varie misure, l'unica cosa è che io pensavo che erano dei charm. Infatti quando mi sono arrivati sono andata a controllare l'inserzione, effettivamente non c'è scritto charm. Voglio attaccarli lo stesso, magari utilizzando tipo la colla a caldo con un feltrino dietro o qualcosa del genere, ma comunque appenderli sempre per fare dei charm perché sono molto carini. Sono tutti smaltati, sono veramente belli loro, solo che me li immaginavo, essendo abituata agli altri, anche perché li ho cercati come charm. Quindi mi immaginavo che erano charm. Io dopo non sono andata a notare che non avevano il passante, però vabbè, comunque cambiamo discorso. Con i charm questi qua, il venditore mi ha mandato questo che non capisco se è un braccialetto, penso di sì, che sia una sorta di braccialetto intrecciato, questo me l'ha mandato in regalo, è stato molto gentile, sono pochi quelli che lo fanno. Poi abbiamo questo clear stamp, aspettate, questo lo vedete meglio. Dovrebbe essere un giglio, è molto bello. Non l'ho ancora provato, però è molto carino. Poi abbiamo questo set qua di clear stamp con il cuore e con tutte queste greche con le farfalle. Molto bello anche questo. Adesso sto valutando che tipo di decorazione fare. E poi mi è arrivata una cosa che avevo dato per persa perché ci ha impiegato 3 mesi e mezzo. Erano questi adesivi con gli alpaca, io questi li ho presi quando c'era stato l'anniversario dei 6 anni di AliExpress, costavano pochissimo, infatti ne avevo presi 2 fogli, perché costavano meno di 30 centesimi a foglio, però non mi sono arrivati e mi sono fatta allungare la protezione, questi non arrivavano e alla fine mi hanno rimborsato, dopo mi sono arrivati per caso, cosa dovevo fare ormai? Pazienza, cioè, non posso farci niente, hanno impiegato quasi 4 mesi ad arrivare. Però sono molto carini questi, sono tridimensionali, sono quelli gommosi, non sono esageratamente alti, però mi piacevano troppo le pecorelle così con tutto il pelo. E quindi le avevo prese, infatti mi era dispiaciuto che non mi arrivassero, e invece sono arrivati. Quindi sono felicissima. Spero che il mio video haul con demenza precoce a 38 anni vi sia piaciuto, però quando mi arrivano i washi tape faccio i salti alti tipo 5 metri, lo so perfettamente che non riuscirò mai a utilizzarli tutti anche perché avendo la settimana su 2 pagine è impossibile, però noi ci proveremo. Adesso come mi arrivano tutti non ne dovrebbero mancare ancora tantissimi perché questi erano già 3 ordini diversi. Ne dovrebbero mancare ancora pochi, però potrebbero in teoria arrivarmi fino alla fine di luglio, perché li ho ordinati comunque a fine maggio. Quando mi arrivano tutti, vi faccio il video con la mia collezione di washi tape sistemato in maniera definitiva. Gli ho trovato la sistemazione che per me è ideale, quindi vi faccio il video sia sistemazione che collezione al completo. Spero che il video vi sia piaciuto, ciao a tutte!